Mister, la settimana scorsa ha detto che la squadra doveva dire la sua. Con il Trapani è arrivata una vittoria e questa è la reazione che si aspettava. Io mi aspetto sempre che la Salernitana faccia la partita per i 3 punti, come abbiamo sempre fatto. A volte siamo riusciti, a volte meno, però credo che non sia mai venuta meno la voglia di voler fare e di voler dare quelle soddisfazioni che tutti si aspettano. Andiamo ad affrontare una squadra che viene da una sconfitta, saranno arrabbiati, ma noi dobbiamo inventarci qualcosa per essere più arrabbiati di loro. Abbiamo bisogno di punti, abbiamo bisogno di muovere la classifica, abbiamo bisogno di muovere tutto il movimento e abbiamo bisogno di fare una prestazione, di continuare a fare quello che abbiamo fatto domenica col Trapani, quello che abbiamo fatto prima con Spezia, Verona, ma anche con Vicenza, tengo a precisarlo, però noi dobbiamo vivere partita per partita nel modo giusto, sapendo che ogni partita ha storia a sé, ma un risultato noi dobbiamo sempre farlo. Per quanto concerne la preparazione al prossimo match, quanto è servita alla squadra la vittoria del turno scorso? Io credo, i luoghi comuni dicono che vincere aiuta a vincere, vincere aiuta a lavorare meglio. Io invece, proprio dal contrario di tutti, un professionista sa che passa attraverso vittorie e sconfitte. E allora vuol dire che solo chi vince lavora bene e dal secondo posto in giù lavorano male. Credo che noi dobbiamo essere degli uomini che sanno gestire i momenti, non farsi prendere da tanta euforia nei momenti di una vittoria, ma neanche lo scoramento nei momenti di una sconfitta. Io credo che chi fa questo mestiere deve saper lavorare attraverso tutte le situazioni che si vengono a creare, con l'entusiasmo, con la professionalità e con la passione che ci compete, che compete a un professionista che fa questo mestiere. Perico non sarà della partita in quanto infortunato, come sta il resto della squadra? Beh, sicuramente domenica siamo usciti un pochettino acciaccati al campo, però mi auguro che attraverso il lavoro di questi fantastici dottori, massaggiatori, davvero bisogna fargli un plauso, questi ragazzi che lavorano nell'ombra, ma sono davvero di grandissima professionalità, ci diano la possibilità di poter mettere in campo o di darmi a disposizione il maggior numero di giocatori. Per quanto concerne l'11 iniziale, ha già deciso, ha già in mente quello che sarà lo schieramento iniziale o le resta ancora qualche dubbio? Voglio valutare alcune cose, però ma mi piace anche così capire fino alla fine, tenere tutti sul filo, anche quelli che a volte pensano di non poter essere in campo, poi si trovano catapultati lì. Mi piace che durante l'allenamento tutti possono darmi degli spunti e poter poi capire o prima o durante la gara chi mettere in campo. Il prossimo avversario è una neopromossa. Due neopromosse, Cittadella e Benevento, stanno stupendo. La SPAL è comunque una squadra temibile proprio per questo, perché le neopromosse tendenzialmente hanno sempre un inizio campionato sprint. Ma si ritorna sempre a un punto di partenza, a un punto di non ritorno. Il calcio è fatto di tempo, no? Per raggiungere i risultati. Mi hai parlato di Benevento e Cittadella. Sicuramente Benevento un po' meno, nel senso che ha fatto una squadra importante, ha costruito una squadra con dei giocatori di categoria e sta avendo risultati importanti. Il Cittadella invece viene da un anno dove ha vinto un campionato. Tornando dietro il Benevento, ha vinto sì il campionato, però ha cambiato parecchio come protagonisti. Il Cittadella invece ha vinto un campionato e credo che abbia dovuto l'assetto dell'anno scorso, con un anno di lavoro alle spalle molto più semplice. Io ho visto tante volte squadre catapultate da una categoria all'altra vincere ancora un altro campionato, proprio perché c'è questo lavoro dietro nel tempo che dà la possibilità di potersi esprimere già in partenza, secondo tutti i canoni dell'allenatore. Invece sono squadre che poi sono state costruite al momento e hanno bisogno di tempo. Però la Spal è anche una di queste dove rispetto all'anno scorso ha messo, c'ha l'intrallenatore dell'anno scorso, ma ha messo dentro dei giocatori importanti. Sono quelle partite dove bisogna prendere con le molle. Io l'ho visto giocare contro il Perugia, sicuramente non meritavano di perdere per quello che hanno fatto vedere anche nel primo tempo, è stato qualche episodio anche a sfavore. Però noi dobbiamo, come ho sempre detto prima, essere consapevoli di quello che possiamo fare, e deve essere tanto. Avere rispetto alla squadra che andremo a incontrare,
se sono più bravi di noi diremmo bravi alla fine, però come dico sempre, è il campo che decide, le parole lasciano il tempo che trovano, è aria fritta, quello che conta è quello che sapremo fare dentro il Prato Verde lì a Ferrara. Mister, sono 2 mesi che lei è a Salerno, possiamo tracciare un bilancio in generale della sua esperienza qui, quindi non solo da un punto di vista calcistico, ma anche del suo adattamento, tra virgolette, alla città? Ovunque sono stato, mi sono sempre sentito un allenatore del popolo, della città, perché ho sempre vissuto, ho voluto sempre viverlo. E sicuramente Salerno è una piazza che ti dà la possibilità di sentire il calore, ma non soltanto calcisticamente, proprio come persone, sono persone generose, però io non sono venuto qui a fare vacanza, sono venuto qui a lavorare e sicuramente tu la città la puoi vivere bene o meno bene a seconda anche del frutto del tuo lavoro. Tutte le città sono state così, quelle che ho vissuto. Certo, quando non sarò più qui a Salerno mi resterà dentro, al di là della Rechi, dello stadio pieno, sicuramente anche le persone, la popolazione di Salerno, per quello che è e per la bellezza che c'è a Salerno e intorno a Salerno. Però, come ho detto prima, sono venuto qui a fare villeggiatura, sono venuto qui a lavorare, preferirei non vedere nulla intorno ma vincere sempre.